Ladies and gentlemen, it's a great pleasure to present you a legend from our sport, Mr. Pippo Cantarella. Tu peux dire un petit peu de ta carrière depuis que tu as commencé, à quel âge, jusqu'au championnat du monde? Oui. E posso parlare in italiano? Sì, sì, sì. Io ho cominciato a 6 anni, 5 anni e mezzo, 6 anni, con un paio di pattini che uno zio dell'America mi ha mandato. Sì. E da lì è cominciato un po' tutto. A 11 anni ho fatto la prima gara a livello regionale. Okay. In Sicilia? In Sicilia, a Catania. A Catania. Catania, Villa Bellini. Sì. E dopo, fino a 14-15 anni, allora le categorie non erano ragazzi piccoli, eccetera. Allora fino a 15 anni, da 0 a 15 anni, era allievo. Okay. Si correva sempre uguale, tutte e 6. E dopo questo sport mi ha appassionato. Abbiamo cominciato ad allenarci e finalmente andiamo al clou, nel senso abbiamo passato le categorie che allora c'erano 17 anni nella seconda categoria e poi a 18 anni sono andato nella categoria ora senior, una volta era prima categoria. E il primo campionato italiano sono arrivato secondo dietro Cavallini. Ah, ok. Cavallini papà, e papà. Luciano, sì, 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 sì. Detentore di titoli mondiali, eccetera. E 18, sì, a 19 anni, nel 1963, 1963, e io ho vinto il primo titolo italiano nella massima categoria senior. Non mi hanno portato in nazionale, il commissario non mi ha portato. E allora è stato là che hanno organizzato per farmi battere un record mondiale. Okay. E ho fatto il record mondiale sul quarto di miglio, quarto di miglio è 400,25 m allora, e ho fatto 34,6, il vecchio record era 36,2. Okay. E l'anno dopo finalmente sono andato in nazionale. Okay. Nel 64 ho fatto il mio primo mondiale a Madrid. Questa è la prima fois? Sì, il primo mondiale a Madrid. Madrid. A Madrid. E da lì ho corso dal 64 fino al 1981. Okay. L'ultimo mondiale l'ho fatto in Belgio, a Luenio. E niente, io durante questi anni ho vinto 67. Titoli italiani, 25 europei e 15 mondiali. 15 mondiali. Sur de 65 la dernière, le dernier titre. A 80 Japan. Ma allora i mondiali non erano ogni anno. Ah, oui. E non erano piste strada. Des années sans mondiale. E io ho fatto, sì, io ho fatto i mondiali perché sono stati 64, 65, poi 69, poi 75, poi, capito? Quindi pochi titoli mondiali. Tutto qua. I got the chance to see you one time. At the Mondial de Louvain. Le dernier? Le dernier. Le dernier. Ça, c'était le dernier. Sì. Le dernier mondiale ha vinto Frank. Sì, Frank Perron. Frank sì, Perron. Sì, sì. Louvain. In Belgio. In Belgio. Ed è stato l'ultimo mondiale dove io, pur avendo 37 anni, ho sbagliato ruote, andavo bene con le ruote da pioggia, poi ho sbagliato ruote perché c'erano le ruote leggere, chissà come andava, non dico che vincevo, non dico che, però purtroppo è andata così, ma va bene uguale. L'ultima mondiale, quelle carriera, sì. Carriera bellissima. Io infatti ho vinto l'ultimo titolo italiano a Lecce a 35,
e poi ho vinto anche a cosa, a Como, 80 a 36 anni. Sì. No, ma io sono più che soddisfatto di quello che ho fatto. E après, e poi, scusa, sì, devo dire una cosa. Sì. Onestamente ho trovato tantissimi amici che ancora oggi, cioè sì, persone avversarie, sì, ma siamo rimasti sempre amici. Okay. Perché è chiaro, l'avversario, lo sport va bene, però vuol dire che sono stato abbastanza corretto. Okay. E après, tu es devenu entraîneur della scuola alta specializzazione, sì, prima, sì, prima alta specializzazione, Bagnolini era il responsabile e io l'allenatore. Sì. Dopo, mi hanno affidato i centri di alta specializzazione e quindi facevamo anche gli europei giovanili, eccetera, eccetera. Quando in Italia la federazione italiana fu commissariata, mm-hmm, sai che significa commissariata? Sì. Fu bloccata, cioè la federazione non funzionava più. Okay. C'era la parte fuori dalla federazione che comandava, quindi il commissario, che era Pescante, mi ha nominato commissario tecnico di tutte le nazionali. E dopo invece nel 90 ho finito la carriera. Et après, c'est l'entraîneur de l'équipe nationale. Sur les mondiales, quel mondial tu as fait? Fino al 90 à Roma. Roma. Si, si. Fino al 90. La transition de la squad. Si. Ah, da linea. Quando? Non ci pensi. Si. Penso 3-4 anni. Si. 3-4, penso 3-4 anni, 5 anni. Non ci penso. Non ci penso. Et quels sont les à la piste de Syracuse, les magnifiques depuis la piste. La piste. Les magnifiques avec c'est combien d'années? Une fois est la magnifique. C'est... Maintenant, c'est pas magnifique. C'est trop petit maintenant. Ah, oui. Okay. C'est trop petit. C'était une. J'ai eu l'occasion de dire encore une fois merci. Merci. Parce que il y a maintenant 20 ans, j'avais demandé une semaine chez toi pour apprendre, quand j'étais un jeune entraîneur. Et j'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup de toi. Si, je suis venu à Syracuse. C'était fantastique. C'est que tu m'as appris beaucoup de choses, montrer les petits détails techniques. Alors, j'ai vu que je respecte les amis. C'était vraiment fantastique. Et on a, avec Pascal, nous sommes allés faire la vidéo de Salomon, 10 années après. Nous sommes venus à Syracuse faire toute une vidéo technique de l'équipe Salomon. Oui. Et c'était aussi avec ton aide. Tu devi capire che io adesso ho quasi 75 anni, perciò sono un po'... Ok, sì, sì. Ok. Ok. Tu voulais nous montrer une photo? Oui. Oui. Wow. Le patin è la 1960. 60. Et donc là, tu as 10 ans? Non, 60. Pardon, 50. 50. 50. Oui. J'avais 6 ans. 6 ans. Wow. 6 ans. Okay. Donc c'était les tout premiers. Les patins. Les super. Patins avec les roues de fer. Voilà, avec les roues de fer. Okay. J'espère, une fois, nous avons l'occasion d'aller chez toi et que tu nous présentes plus longuement ton histoire, comment les histoires des championnats du monde, oui, de montrer d'autres photos, oui, que tu as, avec tes patins, tu as encore, oui, tes patins, oui, oui. Les patins de le dernier mondial, j'y ai encore. Alors, j'espère qu'on a rendez-vous une fois à Syracuse et on vient... Quand tu veux, voilà, tu peux venir. Alors on viendra avec Pascal. Ah, et puis on... Il me fait plaisir. Voilà. Così a Pascal, voilà, lo facciamo riabbracciare con Alessandro, c'est mio figlio. Okay. Okay? Ok. Merci beaucoup. Ciao. No, okay. Grazie a te. Merci.
grazie, grazie mille. Ciao.